bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Exor, più 3,49%. I più forti ribassi si verificano su Hera, che continua la seduta con meno 1,40%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota più 235 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciati i prezzi alla produzione su base mensile, pari a 4%. Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 37,9%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del tasso di disoccupazione e della variazione occupati. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 12.254,25 punti.